Sei responsabile della verifica strutturale di un edificio e hai bisogno di analizzarlo in termini di dinamica? Dilubal Software fornisce gli strumenti perfetti per l'analisi delle vibrazioni e l'analisi sismica. Entrambi i nostri programmi principali RFM e RStab forniscono potenti add-on e funzioni del programma per l'analisi strutturale dinamica. La base dell'analisi dinamica è l'add-on analisi modale. È possibile utilizzarlo per il calcolo di vari autovalori, frequenze naturali e forme modali, nonché per masse modali efficaci. L'add-on analisi con spettro di risposta consente di eseguire un'analisi sismica utilizzando l'analisi con spettro di risposta multimodale. Il programma determina le forze statiche e interne equivalenti dagli spettri conformi alla norma o definiti dall'utente, che sono quindi sottoposti a un'ulteriore verifica. L'add-on analisi Time History consente di eseguire analisi dinamiche strutturali per quanto riguarda l'eccitazione esterna, come le vibrazioni indotte dalla macchina. È possibile definire le funzioni di eccitazione utilizzando tabelle o in funzione del tempo. L'analisi Time History viene eseguita utilizzando l'analisi modale o l'analisi implicita lineare di Newmark. L'add-on analisi Pushover è necessario per la verifica non lineare della resistenza sismica. Considerando i materiali non lineari e il comportamento dei componenti strutturali, è possibile determinare le curve di capacità che vengono quindi confrontate con le azioni sismiche. Uno strumento molto utile nell'analisi dinamica è l'add-on modello edificio, che viene utilizzato per dividere gli edifici in piani. In questo caso, il programma riconosce automaticamente tutti i componenti che appartengono a un piano. Il modello dell'edificio può essere utilizzato per determinare il baricentro, i risultati sulle pareti di taglio e gli spostamenti di piano per ogni singolo piano. Poiché tutti questi valori sono determinati anche per l'analisi spettrale, l'add-on è particolarmente interessante per la dinamica.